E quando si parla di internet nel mondo arabo, si tendeva sempre ad enfatizzare il fatto che, tutto sommato, comunque la percentuale di persone che hanno accesso alla rete resta bassa, ed è vero. E anche la penetrazione, per esempio, della rete a banda larga è estremamente bassa se paragonata a altri contesti europei o addirittura a quello statunitense. Allo stesso tempo, però, c'è una comunità di persone, in prevalenza giovani, anzi soprattutto giovani, online che utilizzano la rete non soltanto per attivismo politico e non soltanto per svago, come poi succede in tutto il mondo, ma c'è, diciamo, una elite tecnocratica, soprattutto collegata alle ICT, al Web 2.0, che è estremamente attiva. Da questo punto di vista, questo è soprattutto vero se noi guardiamo in paesi come la Giordania e il Libano, ad esempio. La Giordania è stata definita la Silicon Valley del mondo arabo, perché il numero di start-up informatiche, ad esempio, è sorprendente, il numero di giovani che avviano delle start-up online, è significativo. E in qualche maniera è comprensibile in un contesto nel quale abbiamo moltissimi giovani, la percentuale di giovani è estremamente alta all'interno di quei contesti sociali, e allo stesso tempo le possibilità di lavoro sono estremamente limitate. Non posso trovare da lavorare nell'esistente mercato del lavoro, e allora cosa faccio? Me lo apro io il mio business, e lo posso aprire online, ad esempio. Quindi, compatibilmente con la scarsità di risorse e di infrastrutture, c'è comunque da diverso tempo, da diversi anni ormai, almeno da 4-5 anni, un fermento su internet nel mondo arabo che è estremamente interessante. E credo che l'elemento più interessante, ed è stato un altro elemento che è stato determinante nei sollevamenti degli ultimi mesi, è il fatto che queste comunità sono in relazione tra loro. E un altro elemento estremamente interessante riguarda la relazione transnazionale tra queste persone e queste comunità. Cioè, quindi possiamo parlare senza dubbio di un nuovo panarabismo che è partito da questo segmento sociale di giovani connessi online che accomunano a una sensibilità politica, a anche appunto una professione legata alla rete. Si mantengono in relazione attraverso eventi, contatti. I meeting di blogger nel mondo arabo sono stati uno degli elementi fondamentali, quelli degli ultimi anni, per creare queste relazioni, ad esempio tra gli egiziani, i tunisini, ma tra gli egiziani e i tunisini e gli altri. Degli altri paesi arabi, quindi appunto anche i siriani, quindi anche i giordani e i libanesi. Quindi sicuramente questa, diciamo, avanguardia di giovani tecnocrati è stata una delle anime di queste rivoluzioni. Ovviamente non l'unica, perché la forza poi è stata anche quella di creare una relazione tra questa, diciamo, comunità di connessi e di esperti della rete e invece tutto quello che succedeva offline, quindi le relazioni con i movimenti operai, quindi le relazioni con i movimenti sindacali. Nel mondo arabo, come ovunque, sicuramente, se noi parliamo di social media, i social media e il social network che ha il maggior numero di presenze è Facebook, no? Come negli altri contesti. Quindi, se noi pensiamo, no? Ad esempio, come queste avanguardie tecnocratiche hanno studiato strumenti per raggiungere più ampi segmenti dell'opinione pubblica, Facebook è stato uno strumento fondamentale. Nel caso dell'Egitto, ad esempio, la pagina creata ormai più di un anno fa, siamo tutti Khaled Said, che è stato uno degli strumenti importanti del coordinamento egiziano, è stata creata non a caso su Facebook. C'è però un utilizzo significativo anche di un social media come Twitter, il cui utilizzo però è più legato a quei segmenti che conoscono molto meglio la rete, lo utilizzano spesso anche per lavoro o comunque sono degli esperti della rete. Quindi, diciamo, per quanto riguarda l'avanguardia, no, tecnocratica, allora Twitter ha una funzione sicuramente ancora più importante di Facebook, e ce l'ha soprattutto nelle relazioni transnazionali, nelle relazioni con le news organization e gli altri attivisti in Occidente e nel resto del mondo. È assolutamente fondamentale, anche se non si tratta di social media, ma comunque se si tratta di utilizzo di tecnologia, l'utilizzo dei telefonini cellulari, sia attraverso gli SMS, banalmente, sia attraverso anche l'internet in mobilità. Mi dan tahrir, il numero di BlackBerry tra gli attivisti era impressionante, no? Mi dà da ridere la piazza del Cairo, che era un po' il centro della rivoluzione. E anche il telefono normale, no? A un certo punto, quando
Mubarak ha tentato di mettere offline internet nei giorni caldi della rivoluzione. Questi hacker hanno messo in piedi una serie di strumenti che rendevano possibile inviare telefonare a un numero, trasformare una normale telefonata da un telefono fisso in un tweet. Quindi cross-medialità e collaborazione sono sicuramente le due parole chiave. La Tunisia è un caso piuttosto interessante perché comunque tra i paesi dell'area del Maghreb è uno di quelli in cui la penetrazione di internet era comunque più elevata e più significativa. Il ruolo di internet è stato importante in Tunisia, senza dubbio. Se pensiamo ad alcune delle star tunisine di questa rivoluzione, allora pensiamo ad esempio a Slim, poi diventato attualmente il ministro della gioventù nei governi post Ben Ali, è un blogger che ha una sensibilità legata alla rete molto particolare perché è membro diciamo, dei movimenti transnazionali del Pirate Party, quindi movimenti per il copyleft e contro il controllo online. Quindi una persona come Slim, o penso a Sami Ben Gharbia, per esempio, che è il nodo per il Maghreb di un movimento più globale che Global Voices Online. Figure come Slim e come Sami Ben Gharbia sono state sicuramente fondamentali nel creare in qualche maniera una ragnatela, no, di relazioni che sono state poi fondamentali nel gestire il movimento. Ma penso anche ai blogger di Nahuat, che è stato questo aggregatore di blog tunisini estremamente importante. Sono relazioni che si sono strutturate negli anni, sono relazioni che non si sono create negli ultimi mesi, se no non avrebbero funzionato. La rete è stata importante in Tunisia appunto prima per creare relazioni e per fare circolare informazioni. Lo è stata durante i fatti per condividere informazioni video e fotografie anche con il resto del mondo, quindi con il resto della regione, con il resto del mondo, e lo sarà sicuramente dopo, lo è ancora oggi, nel mantenere alto in qualche maniera come possiamo definirla, il ruolo di cani da guardia dell'opinione pubblica rispetto all'attività del governo. Io in questi ultimi mesi ho parlato con diversi blogger nel mondo arabo e molti di loro mi dicono come non intendono oggi trasformarsi tutti in politici, ma intendono continuare a fare la loro funzione, che è quella, bene o male, in qualche maniera appunto di cani da guardia, di una rivoluzione che sentono come anche loro. Io credo che sicuramente la funzione cruciale della rete sia stata quella di rendere più facile per le persone mettersi in relazione e coordinarsi. Però poi le rivoluzioni anche nell'era del Web 2.0 si fanno in piazza e la piazza tunisina è stata fondamentale da questo punto di vista, insomma la presenza nelle piazze e la mobilitazione, quindi la capacità di coordinare e anche di utilizzare poi gli strumenti tradizionali dell'antagonismo sociale e politico. La rete è un ambiente che favorisce fortemente sincretismi e appunto in qualche maniera cooperazioni, no? Che è ovviamente la parola chiave. Anche da questo punto di vista, per quanto riguarda la Tunisia, il fatto che diciamo la blogosfera politicizzata a un certo punto, questo più o meno ha iniziato a essere vero 2 anni fa, si è fusa con la blogosfera non politicizzata, no? Prima erano due realtà abbastanza separate, c'era chi faceva attivismo politico utilizzando la rete e chi invece utilizzava la rete per molteplici altre attività. E allora, nel momento in cui il regime a un certo punto ha provato a bloccare o a restringere l'accesso a un social network popolare utilizzato da tutti come Facebook, ecco che queste due realtà si sono unite, si sono riunite nel desiderio di fare qualcosa assieme, che era in quel momento cercare di capire come aggirare la censura, no? E questo è un altro elemento interessante, secondo me, l'idea che comunque questi gruppi si siano uniti attorno alla necessità di fare qualcosa di pratico, no? Utilizzare strumenti per aggirare la censura, mettere in piedi reti alternative, e questo è un elemento fondamentale che sia a livello nazionale tra le diverse anime dei movimenti, sia a livello transnazionale, per esempio nelle relazioni forti tra i tunisini e gli egiziani, sia nelle relazioni che questo panarabismo ha avuto a livello globale, sono state assolutamente fondamentali, cioè la rete era già connessa ed era già funzionante, aveva già i suoi contatti
in Europa, aveva già i suoi contatti negli Stati Uniti, aveva i contatti con gli hackers europei, aveva i contatti con gli hacker statunitensi, aveva contatti, per esempio, per dire un nome popolare con persone molto vicine a Wikileaks, per esempio. C'erano relazioni che hanno funzionato, hanno contato. Quindi sicuramente la rete come moltiplicatore di relazioni e la piazza come comunque cuore pulsante della rivoluzione. La Libia è un contesto estremamente diverso, è un contesto diverso perché la quantità di persone che sono online è molto minore rispetto a quella di un paese come la Tunisia, è molto diverso perché la Libia è un paese da un punto di vista sociopolitico molto diverso, la Libia era in qualche maniera più sconnessa rispetto agli altri paesi, tant'è vero che molti blogger o molti attivisti di questa rete di cui parlavo prima mi hanno detto che la Libia per noi era un pochino un buco nero, non sapevamo esattamente che cosa stesse succedendo. Questo non significa che non esistessero blogger o che non esistesse in generale forme di media attivismo online, però erano molto più contenute e molto più scollegate rispetto al resto. E questo, secondo me, è dovuto appunto alla brutalità del regime di Gheddafi e alle forme di repressione che il regime di Gheddafi in qualche maniera praticava, è dovuto al fatto che in Libia non c'erano forme di, e non ci sono forme di società civile organizzata come negli altri paesi della regione. E questo è, per esempio, stato immediatamente evidente anche nel momento in cui coordinare un sollevamento non violento in Libia è stato assolutamente impossibile. Anche i moti libici sono partiti attraverso manifestazioni non violente, ma brevemente sono diventati qualcosa d'altro. Anche perché appunto non c'era molto la capacità di qualcuno che fosse in grado, come dicevamo prima, di tenere e di organizzare la piazza. Quindi, da un certo punto di vista, la rete e internet sono stati importanti in Libia, ma in questo caso sì, come fenomeno avviato o comunque moltiplicatosi con l'inizio degli scontri. Se noi guardiamo, per esempio, gli account Twitter di molte delle figure che sono determinanti nel mantenere il flusso di informazioni dalla Libia e andiamo a vedere quando sono stati creati, la maggior parte di questi, con qualche eccezione, sono stati creati proprio a partire da quest'anno. Se facciamo la stessa cosa per l'Egitto e la Tunisia, sono account Twitter che sono attivi da 3 anni, 4 anni, no? Quindi la Libia in qualche maniera è stata capace di mettersi in contatto con il resto del mondo, con il resto della regione, perché la regione poi era attenta agli sviluppi libici, ma in maniera molto rapida e, diciamo, all'ultima ora. E questo ha sicuramente pesato poi nella capacità di mantenere una struttura efficace. Nel caso della Libia forse sono stati ancora più importanti il ruolo della diaspora, no? Quindi dei libici all'estero per quanto riguarda internet e i social media. Nei paesi arabi i regimi si sono mossi sul controllo della rete in maniera molto più tardiva rispetto a quello, per esempio, che non è stato fatto in un contesto come quello cinese, no? Quindi, i tentativi di censura massiccia sono arrivati troppo tardi, no? Sono arrivati nei giorni della rivoluzione, quando le reti erano già costituite, no? E allora, ad esempio, nel momento in cui Mubarak chiude, mette completamente offline il paese, una serie di attivisti egiziani riesce a mettersi in relazione con degli altri attivisti al di fuori del paese nel mondo arabo e con una serie di hackers negli Stati Uniti e mettono in piedi un sistema che possa garantire almeno una parte del paese di restare online attraverso una rete alternativa. Ma questo è stato possibile soltanto perché queste persone erano già in contatto. Quindi in qualche maniera, diciamo, i regimi hanno chiuso la stalla quando i buoi erano già scappati. Non è però che i regimi siano stati completamente offline fino adesso, no? Cioè le strategie di utilizzo dei social media da parte dei regimi sono state messe in piedi. Gamal Mubarak, figlio di Mubarak, che era il delfino, no? Del suo papà, quello che fino a qualche mese fa si immaginava un futuro da presidente, invece in questi giorni è nelle carceri egiziane assieme al fratello e al padre, aveva messo in piedi una strategia social media, aveva una sua attività su Facebook, aveva messo in piedi una strategia di comunicazione politica 2.0. Quindi in qualche maniera, goffamente, chi più chi meno, si stavano cominciando a muovere. Però sì, sicuramente per quanto riguarda la repressione possiamo parlare di una repressione tardiva, quindi quando la rete era già in piedi, e allo stesso tempo i tentativi un pochino più brutali che sono stati fatti non hanno dato gli esiti sperati.